All the scenes that you are about to see are real and were shot as they were taking place. If sometimes they seem cruel, it is only because cruelty abounds on this planet. And anyway, the duty of a reporter is not to make the truth seem sweeter, but to show things as they really are. Se un cronista può essere obiettivo, sia nel racconto scritto, sia in quello filmato, eccetera, io dico di no. La vera obiettività non può esistere in un documentario, sono d'accordo completamente nel dire questo. Anche se sei intimamente, strutturalmente obiettivo, quando tu scegli un'inquadratura, automaticamente viene fuori il tuo punto di vista personale. Certo che l'obiettività assoluta è impossibile, esiste però e è obbligatoria l'onestà. Il neorealismo italiano, io ti dico molto francamente, a me il neorealismo italiano non mi ha mai convinto, perché come documentarista, diciamo, come amante del documento, del documentario, io ritenevo il neorealismo come una finzione del documentario. Ecco, mi ha dato sempre questa impressione. Cioè, facciamo finta che sia vero, questo mi ha dato fastidio. Ma non voglio mica denigrare, per carità, i grandi nostri registi del passato. Insomma, questo è il mio punto di vista. Da documentarista ritenevo il neorealismo un artificio. Sono un giornalista professionista, lo sono tuttora. Per me il passaggio, diciamo, dal giornalismo scritto al giornalismo visivo, chiamiamo così il documentario, è stato un avanzamento del mio mestiere, cioè un progresso nel poter esprimere e riferire quello che io vedevo e quello che volevo raccontare al pubblico. Cioè, quando ho capito, ho visto, non c'era neppa granché da capire, che il cinema mi offriva una quantità immensa di fotografie, cioè di fotogrammi, e al tempo stesso mi concedeva una colonna sonora per poter trasferire in parole il mio testo, ho capito che quella era una forma eccellente per poter raccontare con più efficacia i fatti della vita. They discovered the world and themselves only yesterday. And today, already, they need a faith which will give them the hope of becoming better people in a better world. Beh, il mio background era quello di un naturalista, perché io appunto mi laureai in scienze naturali, in scienze biologiche, mi sono poi specializzato in ittiologia e cominciai a girare dei documentari. E ci accorgemmo appunto che con i documentari evidentemente si guadagnava molto di più che con gli studi scientifici. Per noi giornalisti europei girare per le strade a caccia di immagini è un'impresa quasi suicida. E al cinema precedeva lo spettacolo Newsreel, cioè un riassunto dei fatti della settimana. E io commentavo. Dal commentarli poi mi viene la voglia di girare, di raccontare anche da un punto di vista visivo, e da quel momento io cominciai anche a fare dei documentari, dei piccoli documentari. Well, Jacopetti started his career filming documentaries about nightlife in Europe, basically. He'd go to strip clubs, cabarets, things like that. They really paved the way for the Mondo concept. Quando Blasetti mi chiese di fare il commento di Africa, di, come si chiamava allora, Mondo di Notte, mi pare, sì, mi chiese anche di fare un sopralluogo, cioè di andare in giro per il mondo a cercare determinati spettacoli. Lui mi aveva indicato degli spettacoli. Cosa voleva? Lui voleva degli spettacoli, quelli che di solito si vedono ai cabaret, ai teatri. Non tanto spettacoli di vita, ma spettacoli fiction, diciamo. Io feci un'accurata ricerca. A quell'epoca per viaggiare non era così semplice come oggi, era tutto un po' complicato, eccetera. Però mi accorsi che i fatti che più interessanti non erano quelli degli spettacoli teatrali o altro, eccetera, ma erano gli spettacoli che l'umanità dava di se stessa. Io lo conobbi attraverso un nostro comune amico, che era Carlo Gregoretti. E allora, avendo conosciuto dunque Gualtiero, io andai lì a proporgli
un film che era l'amore nel mondo. Volevo fare l'amore nel mondo, cioè tutti i vari aspetti dell'amore, sia dunque umano che degli animali, nel mondo. E lui invece dunque, mi rispose e dice: ma perché appunto invece non facciamo un controdocumentario? Cioè fino adesso abbiamo visto appunto dunque documentari che quali non fanno altro che osannare i posti dove tu vai, sono documentari leccati. E mentre invece facciamo vedere in realtà qual è il mondo in se stesso. Getting fat in Hong Kong is not easy. Over 2 million hungry Chinese crowd these district markets where, for about 8 cents a pound, they have their choice of crocodiles, toads, serpents, turtles, lizards, and so forth. Curiosi talmente che decisi e pensai di fare un lungo newsreel, un lungo documento di attualità e di chiamarlo Mondo Cane, che, come si può capire, è un titolo un po' ironico, beffardo, un po' cinico anche, per raccontare questi fatti della vita. E a me l'idea mi piacque molto. Ho scelto gli avvenimenti che venivano proposti, cioè prima la ricerca è varia, si attraverso la carta stampata si raccolgono delle notizie, si raccolgono dei racconti, si raccolgono degli articoli di giornale, però poi bisogna constatare se questi racconti sono riproducibili cinematograficamente, se avvengono veramente e quando avvengono. Quindi quando si hanno queste certezze, si ha un certo numero di avvenimenti, si fa una specie di scaletta in base a situazioni geografiche, per esempio sono due fatti in Oriente, si raggruppano per poi non fare troppi spostamenti. Il fatto che noi ci appoggiassimo sopra, diciamo così, la scarsa conoscenza che la gente aveva del mondo in quel periodo, se noi avessimo dovuto girare Mondo Cane oggi sarebbe molto difficoltoso, anche perché se noi andavamo con una macchina di ripresa in un club di Eros di Amburgo, allora noi potevamo entrare con estrema facilità. Se dovessimo tentare di andarci adesso, ci chiederebbero appunto anche di pagare o di fare delle altre cose, sarebbero molto più preparati, mentre invece allora tutto il mondo era impreparato a questo nostro modo dunque di girare, cioè di introdurci, di chiedere, di non pagare mai, di non ricostruire mai, di riprendere tutto quello che succedeva. Buddha is a capricious god that either likes you or doesn't. And when he opens the gates to the flowered garden, doesn't he sometimes pay more attention to the deceased's appearance than to the sum of his virtues? Io ero ignorante finché non sono andato a vedere nel mondo quello che accadeva, e quello che accadeva mi colpiva per la prima volta, non ne sapevo niente prima, non c'era stata preparazione, nessuno aveva suggerito quegli avvenimenti, li avevo scoperti per caso. Beh, non è stato difficile, bastava andare incontro alla realtà, perché tutte le cose girate sono delle cose vere, reali. Here, the richer American can gorge himself heartily on the following delicacies: fried ants, stuffed beetles. C'è un ristorante, se non sbaglio, si chiamava Four Seasons. Ora può darsi, Four Seasons poi c'è, comunque è un famoso ristorante che tutti gli americani conoscono, dove si mangiavano le formiche di scatola, si mangiavano le lucertole, tutte queste delizie, o il sangue di serpente. Ed era divertente, perché poi, fra l'altro, era un ristorante molto selezionato per una clientela ricca, fra l'altro, perché i costi erano altissimi. E qui anche una cosa mi ha divertito, non tanto per quello che mangiavano, ma per quei soggetti che mangiavano queste cose e come ci tenevano a farsi riprendere come personaggi fuori dall'ordinario, coraggiosi, anticonformisti che andavano a fare questi esperimenti. Ecco, questo era un aspetto più che altro umano, interessante da un punto di vista umano. Here photographs are prohibited. We have forced our way through a barrier to show you the house of death in Singapore. Questo argomento della morte presentata in un filmato piuttosto rara fino allora, praticamente oggi se ne fa inflazione, era un fatto dell'attualità, colto casualmente, certamente non si può organizzare la morte di qualcuno. Per quanto riguarda lo scrupolo di non mostrare una morte umana anche sullo schermo, in realtà non ce l'avevamo.
di Mondo Cane, di scene di morte, c'è una scena di persone pronte a morire nella casa della morte di Singapore, cioè messe in un ambiente dove i vecchi venivano portati in attesa della morte, non uccisi certamente, ma lasciati languire e morire. Questo era un fatto di costume che in quei paesi, in quel paese, era accettato come un fatto normale. Non c'era nessuna intenzione di odio né di altro. I moribondi non restavano in casa, andavano a morire nella casa adatta per ospitare le loro ultime ore, insomma. Questa era una scoperta e quindi filmata, perché è un fatto piuttosto eccezionale, straordinario, specialmente a quell'epoca. Eravamo coscienti che effettivamente stavamo girando i documentari, come già ho detto, in una maniera diversa, completamente diversa, cioè taglio che è rapidissimo, fare l'estratto, il sunto, il concentrato di una scena e mostrare unicamente quella. E poi anche, e questo è vero, scioccare lo spettatore. Scioccare e alternare le sue emozioni, cioè fargli avere delle emozioni, mettere fuori dalle scene molto dolci che potessero permettergli di digerire le scene più violente. Per tenere anche sveglio l'interesse del pubblico c'è bisogno di immagini contrapposte. Io stavo molto attento agli attacchi, alle contrapposizioni, tutto in modo anche di dare al racconto, siccome si trattava di avvenimenti slegati uno dall'altro, di dare al racconto un senso unitario. E cioè 3 minuti di questo, 3 minuti di quest'altro e così via. Naturalmente c'era un grosso dispendio sia di energie come di scene, perché se noi appunto andavamo a Goroga, insomma, a fare la mattanza dei maiali, e questo lo dovevamo utilizzare per 6-7 minuti, mentre un altro ci avrebbe fatto un documentario di 2 ore, per noi costava molto, costava sia di fatica che tempo. Infatti i nostri film duravano normalmente 2 anni, anche 3 anni. And now let us do as these wise Germans of Hamburg do and drown the memory of so many cemeteries in beer. In this gay German beer house of the Reeperbahnstrasse, our attention is attracted not by the cult of death, but of life. Life is joy, is gaiety, is mental death. I film li monto da solo, anche a Brigadiere li monto da solo, non lo, anche se non lo scrivo nei credits, insomma non ha importanza. Il film io ritengo che automaticamente deve essere montato. E il montaggio è una cosa che ti appassiona, stai delle ore in moviola, non te ne accorgi neanche, poi insomma ci vuole del tempo, perché fai un primo montaggio, secondo me sei meglio di me, insomma, nel mestiere com'è. Questo non puoi delegare il montaggio, un autore non può delegare un montaggio, può forse delegare il montaggio di un film che è fatto di sequenze ben precise, con ciak, eccetera, è già una sceneggiatura scritta, si tratta di cucirla insieme, non documentario senza sceneggiatura, immaginato, creato, sul posto, non si può, e se no rimarrebbe come una serie di, un romanzo scritto su delle cartelle, poi mescolate fra di loro e date al pubblico, non hanno senso, si tratta di raccontarlo, e il racconto del montaggio è delicatissimo ed essere fatto dell'autore, insieme al commento parlato. But today, thanks to these tiny cages and above all to this mechanized funnel, the same amount of foie gras can be obtained in a more humane and civilized manner. E poi c'è la voce della musica che deve essere descrittiva, funzionale, è un racconto la musica, non è un riempitivo. Io detesto quei film, due si baciano e rientrano i violini, per carità, quelle sono cose orrende. La musica deve essere talmente rispettata come linguaggio che in quel momento in cui opera la musica gli altri effetti o le altre voci devono tacere. Quando sono stato chiamato e che mi sono presentato appunto a Jacopetti e Prosperi, e c'era anche Cavara, perché poi Cavara era un terzo regista che poi è sparito per altre cose sue, perché aveva dei film, e ci siamo un po', mi hanno guardato, ci siamo annusati proprio come i cani, così mi hanno guardato, mi hanno fatto delle domande e poi hanno capito, hanno capito immediatamente che c'era un feeling, una simpatia e così abbiamo iniziato la nostra collaborazione.
Dunque, io in strettissima collaborazione, perché erano loro dei grandi lavoratori. Loro si mettevano in moviola, non so, mattina alle 8, alle 9 e uscivano a mezzanotte, l'una, cioè senza mai un momento di riposo. Erano talmente entusiasti, talmente desiderosi di lavorare in queste sequenze, ed io vivevo con loro, seguivo tutta la parte che io pensavo poi musicalmente. Io mi ricordo che quando ci fu una scena di Mondo Cane sui pulcini colorati, un piccolo flash di pulcini che venivano colorati per la Pasqua, eccetera, e mi chiese Ortolano che tipo di musica vuoi. Ma dai, improvvisa, ma cosa vuoi che improvvisi? Dai, mettiti al pianoforte, fammi sentire. E io ho fatto la cosa più ovvia. Dico, ma cosa vuoi che faccio? Un carillon. E vabbè, fammi sentire. E se ne uscì con questo motivetto, con queste quattro note. Tan ta ta tan 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 tan. Dan dan. E lui mi ha detto, che cos'è questo? Non lo so. Come non lo sai? Scrivi subito, con questo ci facciamo tutto il film. E questo è poi come è nata Moro. Catina Ranieri, mia moglie, cantava al Plaza di New York. Ora, Catina aveva delle trasmissioni televisive a New York con un famoso showman che era Johnny Carson Show, e ha iniziato a cantare Moro. Nel giro di una settimana abbiamo avuto 7 versioni americane. Nel giro di 2 settimane hanno incominciato a incidere Frank Sinatra, Count Basie, Nat King Cole, Duke Ellington, Della Reese, Judy Garland, Stan Kenton, cioè un'infinità di incisioni. Però questo poi è andato avanti con tutti i più grandi cantanti americani e il pezzo è esploso. È diventata addirittura una musica descrittiva, appunto, delle cerimonie di nozze, ancora tuttora. Ma io, negli alberghi, le musiche di fondo sono fatte, c'è sempre Moro. Moro fu candidata all'Oscar. Tutti pensavano che l'Oscar sarebbe stato di Moro. Invece, come al solito, ha vinto un americano. Generates presents A Dog's Life. 2 years of efforts, sacrifices, dangers. 2 years in a world never previously observed by the movie camera. A dog's life. Mondo Cane, quando uscì in Italia, fu accolto dal pubblico molto bene, naturalmente, perché stavamo in testa, dunque, a quanto riguarda gli incassi. Insomma, anche come programmazione fu lunghissima, si facevano le file per entrare appunto nei cinematografi e così via. Una parte della critica ci dette addosso, una parte della critica dunque fu favorevole. Però la critica non è che sia stata molto, molto carina con loro, perché li attaccavano in tutte le maniere, sia per una cosa, per un'altra, perché c'erano le negrette con il seno nudo, dicevano che erano dei registi porno, capito? Perché c'erano queste negrette, avevano questi seni bellissimi che non erano rifatti come adesso, capito? For 9 months it was praised, condemned, discussed, hated and loved. In 9 months 9 million people saw Mondo Cane, and 9 months ago it achieved its first success. Mondo Cane was a huge hit internationally, very popular with audiences because they hadn't really seen that kind of thing before. Mondo Cane came out at a time when European art cinema was having more and more of a presence in the United States, and you know, you did have these films that were marketed for challenging boundaries of what was previously been able to be shown on theater screens. And Mondo Cane might have been the other side of that, where, you know, it's a film that seems like it's going to be an art film, but then ends up being this incredible sort of just shocking, you know, documentary. Il fu trattato il film come un evento particolare, quindi fu un successo. Non parliamo solo, questo parlo dell'Italia, quando il film andò all'estero, ebbe un enorme successo in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, fece furore addirittura.
Mondo Cane andò benissimo appunto anche negli Stati Uniti d'America. Mi ricordo appunto quando io andavo nei porti, per esempio, non so, della Florida, c'erano moltissimi battelli con chiamati Mondo Cane. Proprio. Dunque, ebbe questo successo. Uno deve sempre dunque pensare al periodo in cui è stato girato un film. In quel film era assolutamente nuovo questo modo dunque di girare. Cosa ne penso adesso? Ne penso che era un ottimo film, ma che adesso non potremmo girarlo, proprio perché c'è la concorrenza dunque della televisione. Cioè non avremmo i tempi per poter precedere, per dare una, far sì appunto che le scene siano attuali, cioè perderemmo di attualità. Purtroppo molte bellissime opere muoiono, è normale, che quelle che restano sono dei miracoli del cuore, dell'intelletto umano. Sapevo che cosa mi era costato, di fatica, di pericoli. Quindi ho creduto moltissimo nel quello che avevo fatto e ne ho avuto una buona soddisfazione. L'hanno avuto anche gli altri. Lo tengo come un fatto della mia vita, una delle cose piacevoli della mia vita. Mentre stavamo girando dunque Mondo Cane, ci propose dunque Rizzoli di fare dunque qualche altro dunque documentario, di prepararci per fare qualche altro documentario. E mentre appunto dunque stavamo in fase dunque di preparazione, si vide che con tutto il materiale che era avanzato dalle riprese dunque di Mondo Cane, come ho detto, ci avevamo lavorato dunque 3 anni, e quindi c'eravamo 3 anni di materiale, quindi centinaia di migliaia di metri di pellicola. Dunque sarebbe stato un male appunto dunque sprecarli, e quindi mettemmo in cantiere un altro film, cioè quel Mondo Cane dunque numero 2. Devo premettere una cosa, il Mondo Cane numero 2 non mi appartiene. Io non volevo affatto fare qualcosa di importante, sapevo benissimo di rifriggere delle cose già fritte, di riscaldare una zuppa già cotta, quindi non avevo l'entusiasmo che avevo in Mondo Cane, dico guarda un po' che cosa ho inventato e com'è bello e com'è nuovo quello che sto facendo, questo io pensavo quando facevo Mondo Cane, come mi piace, là no, là ormai l'incantesimo era rotto, era un discorso praticamente di carattere economico, commerciale, non era più un discorso di creazione. Come credo che molti registi non avrebbero accettato di fare di un successo La Dolce Vita 2 o 8 e mezzo, 8 e tre quarti, non l'avrebbero mai fatto. Ci furono delle grandi insistenze del produttore, io avevo anche un dovere di gratitudine verso la produzione, eccetera, e allora mi dichiarai d'accordo. Superare le aspettative con Mondo Cane numero 2 sarebbe stato difficile, anche perché appunto la novità era già sverginata, insomma era già stata usata per quanto riguardava il Mondo Cane numero 2. Dovevamo girare delle altre scene, andammo appunto dunque in Africa, nelle solite cose, andammo in Africa, dunque in America, in Europa, in India, girammo dunque in diverse dunque parti dunque del mondo e acquistammo del materiale per delle scene che erano particolarmente interessanti per Mondo Cane numero 2, cosa che non avevamo fatto mai per Mondo Cane numero 1. When the monk Chin Tien Dien, who with a terrible death that would have condemned him in the eyes of his master, tried to show that in order to fight every form of oppression on equal terms, Buddhism too needs its martyrs. Il monaco che brucia fu acquistato dunque appunto come repertorio, come il materiale vero, e poi noi aggiungemmo alcune scene, perché quello che noi avevamo come materiale vero era pochissimo, era semplicemente appunto qualcuno che era arrivato in ritardo e aveva ripreso questa scena. The monk suicide in Mondo Cane 2, it's definitely a real event, in as much as it's based on a factual event. No, completamente falso. Esattamente, è stato Rambaldi ha fatto un manichino, è stato portato a Bangkok e lì è stato bruciato. Facevamo del cinema in questo, certamente, cioè non è che facessimo semplicemente dunque dei documentari, se dovevamo aggiungere una cosa per rendere dunque migliore quella scena, lo facevamo. Voglio parlare di quelli film che ho firmato e di quali condivido la responsabilità e il merito. Non rifiuto Mondo Cane numero 2, lo rifiuto totalmente. Non per salvare una reputazione che non ho bisogno di salvare, ma perché da Mondo Cane sono state poi
tristemente ricavati decine di altri titoli di mondi pazzi, mondi con delle cose oscene, con delle cose assurde, che poi la gente stranamente andava a vedere. We dare you to see Mondo Bizarro. This is Malamondo. See, it's a sick, sick, sick world. In the 60s, the Mondo film exploded. It was definitely on the back of Mondo Cane. But Mondo Cane also became the blueprint for Mondo films. You had to show the world, you had to do it in a spectacular fashion, and you had to do it with lots of interesting, spurious facts. You will never, never again see a motion picture as daring, as bold, and as shocking as Mondo Oceanita. It's quite interesting the way that the Mondo movie developed in the 60s. I mean, after all, Mondo is an Italian word. It's not a description of a type of movie, and yet suddenly the word Mondo would appear in all kinds of films that were pseudo-documentaries. You know, the way that the very word Mondo has become sort of a, you know, a descriptive, you know, an adjective, the whole idea of something being Mondo or the idea of the Mondo is something that's really permeated popular culture. But it became obvious that traveling around the world was too expensive and was... You need to narrow it down a bit, so you ended up with teen Mondo films like Mondo Tino or Mondo Daytona and stuff like that. You also ended up with the more sexual Mondo film. Mondo Freudo will disgust you. Questo mi ha offeso e danneggiato. Perché? Perché poi, ah, ma Mondo Cane, quello dove si vede la zia col naso tagliato, sai quelle cose lì che non ho mai girato? Hanno confuso il Mondo Cane delle cose di pessimo gusto, di... non belle, certamente, volgari, eccetera. Cioè, non ci interessava appunto che ci fosse un'imitazione, l'avevamo più o meno forse previsto anche questo. E anche perché poi vendemmo moltissime scene proprio a queste persone che facevano quest'altro tipo di film. Io ho avuto moltissime richieste per fare questo genere che io ho sempre rifiutato, perché non volevo tradire assolutamente gli autori, i registi di questa cosa. Non volevo fare altre cose di questo genere. Tant'è vero, io ho rifiutato addirittura con Gualtiero e Prosperi Mondo Cane numero 2. Ci fu appunto, anzi, non solo ci fu gli imitatori, ma ci furono naturalmente delle proposte da tutte le parti, da tutti i vari produttori italiani, da Cervi, da Titanus, cercavano di separarci perché ognuno di noi sembrava, sai, come non so, una squadra di calcio dunque dopo il Mondiale, che aveva vinto il mondiale, e ogni giocatore aveva acquistato un valore anche di per se stesso, quindi cercavano anche di separarci, insomma, facevano a me delle proposte molto allettanti, come a Gualtiero, come all'operatore, e così via, di fare diversi film. Prosperi, eravamo insieme praticamente, io divido con Prosperi il successo, gli insuccessi, le idee buone, meno buone. Avevamo ognuno la propria vita, i propri gusti, le cose eccetera, però è sempre stata una collaborazione molto 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 civile, molto amichevole. Caratteri completamente diversi, io sono molto più estroverso, lui più introverso, ma questo non incide affatto sul nostro rapporto. Gualtiero is very very good public relation of himself and in general. He was very handsome man, this also helps. Prosperi was a very quiet and close man. He was thinking, and I think the two of them, they make a very perfect one movie maker, you know. L'opera di realizzatore è identica in Prosperi e in Jacopetti. Quella di Jacopetti è molto più fantasiosa, più inventiva. Quella di Prosperi è più razionale, però il peso che grava sulla regia è la stessa in tutte e due. Non abbiamo mai dissentito profondamente, ecco, abbiamo discusso le cose, le ripeto, per anni e anni e anni non c'è mai stato una parola, un grande rispetto, buongiorno, buonanotte, come stai? Si attribuivano più i film a Jacopetti che a me. Si diceva questo è un film di Jacopetti piuttosto che a me. Jacopetti era l'uomo dello scandalo. Cioè era il personaggio che aveva fatto scandalo,
che aveva appunto dunque avuto una relazione con una ragazzina molto giovane allora, dunque di una zingarella di 16 anni che era quasi finito in galera, per non finire in galera aveva sposato dunque questa dunque, ragazzina, questa zingarella e così via. Insomma, era andato a finire su tutti i giornali, era l'uomo dello scandalo. Quindi è chiaro che era molto più conosciuto di me. Io, avendo il mio background da naturalista, già di per sé stesso ero un po' ritroso dunque a figurare. E poi non avevo questo background di scandali, insomma, di notorietà attraverso lo scandalo. Dunque di gelosia in questo non esisteva dunque in modo particolare, anche perché dopo i vari film che ho fatto con Gualtiero, io ho fatto degli altri film, anche questi di enorme successo economico, come non so, Savana Violenta, Ultime Grida della Savana, fatte con la Titanus, e qui non ho mai firmato, non l'ho firmato per così, perché mi dava fastidio fare sempre questo genere dunque di film, questo genere dunque appunto di lavori. Però questo per dimostrare che effettivamente non è che ci tenessi in modo dunque particolare a figurare. Se dovessi fare una scala dei valori della troupe, diciamo, che qui se tu mi chiedi l'importanza dei singoli componenti, ti risponderei una cosa sola. Quello che era importante era la comunità, cioè lo spirito di collaborazione reciproco, la voglia di fare reciproco. Non c'è, nella nostra troupe non c'è mai stato nessuno più importante dell'altro. Do you remember Mondo Cane? Then, after 9 months, the woman in the world was born. Mentre si stava girando Mondo Cane 1-2, cominciamo a girare La donna del mondo. Quindi, perché Rizzoli ce lo propose mentre noi stavamo ancora terminando Mondo Cane 1-2. Quindi ecco perché si sono accavallati i film. La donna del mondo nacque, veramente l'idea fu della Oriana Fallaci. Allora Rizzoli invitò sul Sereno, sul Panfilo che lui aveva ancorato a Cannes, Oriana Fallaci. La Fallaci dunque venne e Rizzoli appunto dunque propose questa specie di collaborazione tra lei e noi. Quando io dissi a Rizzoli facciamo un film sulla donna, la donna nel mondo, Oriana reclamò i diritti del titolo. Ora, i caratteri di Gualtiero e dell'Oriana Fallaci erano molto forti. Allora, si scontrarono immediatamente, perché dunque la Fallaci voleva lei dirigere tutto. Dice, no, il lavoro dunque l'ho fatto io ho fatto dunque la donna del mondo, io devo dirigere tutto, a voi eseguite semplicemente. Quell'altro, si può immaginare, dice, no, io ho fatto altri film e quindi sono io che devo fare i film. In un modo, questa diatriba andò avanti talmente fortemente che a un certo punto Gualtiero ha preso l'Oriana Fallaci e la voleva lanciare fuori il bordo nel porto di Cannes. Dovetti appunto intervenire per cercare di calmare le acque. Con Oriana Fallaci si può ammirare, eccetera, finché lei sta a New York e uno sta a Pechino, perché non si può avere un rapporto, è troppo vivace, non so come dire. Comunque, Rizzoli calmò la Fallaci, come si calmano queste cose qui, il sistema c'è sempre, e il titolo venne a noi e noi facemmo La donna del mondo. Volevamo semplicemente dunque dare toccare dunque l'argomento dunque donna, che sicuramente dunque interessa dunque moltissimo nel cinema, e fargli vedere, ritoccava anche un po' quella vecchia mia idea dell'amore nel mondo, insomma. Quindi per me era una cosa interessante dunque da affrontare. Comunque dunque si voleva toccare semplicemente l'argomento donna, non c'erano altri scopi particolari. Abbiamo recuperato molte scene che non sono state utilizzate per Mondo Cane, ma la riserva di questi filmati, di questo che si chiamano i rush, diciamo, dei rush erano chilometri di pellicola, dove c'erano interi avvenimenti girati in abbondanza, però che avevamo scartato, nel senso che avevamo preferito a quelli degli altri che poi abbiamo pubblicato. In order to record a living document of the atmosphere, we had to hide the cameraman in a laundry van. Here they are, the famous girls in the window of Hamburg.
Noi avevamo diversi problemi appunto per quanto riguarda anche le riprese, certo non i problemi che avremmo adesso, però anche allora c'erano dei problemi, insomma se noi dovevamo girare per esempio non so le donne nude, cioè le donne nude, le prostitute delle vie di Amburgo, sai quella strada chiusa che c'è ad Amburgo in cui c'erano le prostitute, lì c'erano i papponi, i magnacci alle spalle di queste donne, quindi era proibito girare sia da parte delle autorità sia da parte dei papponi, quindi bisognava stare attenti a come si girasse, in che modo fare, e ne sa qualcosa il povero Cavara, che una volta appunto che doveva consegnare la pellicola girata agli altri operatori che attendevano con le macchine nelle strade anche vicine, fu inseguito da un pappone che lo voleva accoltellare e se la cavò per miracolo. What other kind of affinity brings these girls together in a famous Paris nightclub? What are the deep-rooted emotions that remove them completely from the company of men, yet at the same time cause them to emulate the masculine appearance? Ripeto il discorso di prima, l'impatto con una cosa che allora faceva scandalo la lesbica, non è che era una cosa come oggi così, insomma. No, era un fatto sempre eccezionale, sia perché soprattutto perché la gente non dichiarava quello stato. E quindi avvenivano delle cose che facevano, cioè erano una novità, erano una cosa da registrare, ma ancora si sfruttava lo scandalo, ecco, prima che dilagasse e si accettasse questo stato come normale, come si accetta ora. Il mondo non era quello, insomma, allora. Allora per mostrare un seno nudo in una ragazza in topless era questione di censura e quindi passammo dei guai piuttosto forti. Comunque fu un documentario che ebbe la sua evoluzione, il suo successo di pubblico. Interessava un fatto, ecco la differenza è questa, che un fatto più particolarmente giornalistico, politico diciamo, politico per l'argomento, e che era Africa a Dio, che era spettacolo, politica e costume. Arrivò una lettera dall'Africa di una sua amica, la quale diceva, dunque, guardate, dunque, io sto in Africa e l'Africa dunque, si sta trasformando, sta cambiando, tutto sta finendo, cioè quell'Africa di una volta romanticizzata dagli europei, dagli occidentali, dunque, sta cambiando, si sta trasformando, sta sparendo. E pare incredibile che una lettera di una giovane donna così mi avesse talmente colpito che lì ebbi l'intuizione di Africa Dio. E allora anche mi ricordo appunto che quel giorno, quella mattina, Gualtiero dice: senti, ma perché non giriamo un film su questo cambiamento dell'Africa, su questo fatto dell'Africa che sta cambiando? Ed io accettai con grandissimo entusiasmo e da lì partimmo. E al solito andai da Rizzoli. Ti puoi immaginare allora, a quell'epoca lì, fare un film sull'Africa, fare un film. Non aveva in un certo senso, che cosa fai, un film Africa a Dio, che cosa vuol dire? E l'Africa a Dio è il cambiamento dell'Africa, cogliere un momento preciso nel tempo del cambiamento brusco, brutale, improvviso, il cambiamento di un continente. Che fu un'impresa forte, molto lunga, durò 3 anni. Questa è la sorte di un popolo che ha voluto ignorare il colore della pelle. Aquí es Portugal, qui è il Portogallo. Branco si pretos sao todos portugueses. Bianchi e neri tutti portoghesi. Ma i ribelli dell'Angola non sono d'accordo. Questa è l'Africa e soltanto i negri sono africani. Stavamo assenti moltissimo tempo, poi talmente occupati del lavoro che è difficile poi trovare. Allora non c'era i giornali che arrivavano il giorno dopo, in Africa non arrivavano i giornali italiani in quel periodo. Insomma, l'attualità era poco seguita, fatalmente, i mezzi erano diversi, non c'era il computer, non c'era tante cose, per cui sì, sono cambiati, ma noi la politica che ci interessava era quella politica del continente nel quale stavamo operando e lavorando. Poi
non c'era per noi un punto di vista politico, questo non dovevamo seguire, questa è la cosa interessante, perché il film è assolutamente obiettivo in questo senso, non c'era una linea, oh Dio vince questo, vince quello, no, noi seguivamo una tragedia, un fatto locale, a prescindere dal significato politico che determinava o che subiva. Io amavo dunque l'Africa in modo particolare, come per me ero sognata da quando ero bambino. Mi ricordo la prima volta che io misi piede in Africa, noi facemmo un po' come il gesto del Papa quando va in una terra nunca nuova, cioè dunque scendemmo dalla nave, perché ci andammo in nave, scendemmo dalla nave e baciammo il suolo dell'Africa, perché quello era il nostro sogno. Ci sono delle scene in Africa a Dio che sono, credo, l'unico documento esistente di certi drammi vissuti dal continente. Era programmato molto tempo da perdere, molta voglia di correre anche rischi fatali, normali, eccetera, e senza programmi. E improvvisamente poi l'East Africa scoppiò, allora ci trasferimmo di colpo. Poi abbiamo fatto sempre un'altalena tra i vari con Sudafrica, East Africa, Mozambico, tutte quelle parti dell'Africa, correndo dietro affannosamente all'attualità. Ogni volta che succedeva qualcosa eravamo lì pronti, e invece di mandare ogni volta, come avrebbe fatto un cronista, al giornale o a chi di dovere i nostri reportage, li mettevamo in cassaforte e abbiamo montato Africa Dio. Non cambiamo mai la nostra idea iniziale, che era quella dunque di girare un addio all'Africa, nello stesso tempo di profetizzare più o meno quello che sarebbe avvenuto, e anche dunque di colpire tutti coloro che si erano liberati dunque dall'Africa in una maniera così sbrigativa, perché la nostra idea che gli inglesi e i francesi avessero abbandonato l'Africa in quel determinato dunque periodo, per noi era sbagliata, perché l'Africa non era pronta ad essere, ad acquistare la sua indipendenza di cui aveva tutti i diritti, ma non in quel momento, perché non c'era una classe dunque politica che potesse sostituirsi alle amministrazioni fortemente oneste come erano quella inglese specialmente, non c'era appunto una classe politica preparata a questo. Per noi quindi Africa Dio è stato anche un film profetico in questo. La violenza è anche questa, è una forma di obiettività. Cioè, che esistesse dunque la violenza, che esiste la violenza nel mondo, esiste. Quindi perché non mostrarla anche questa violenza? La violenza era per noi una funzione per dimostrare qualche, non fine a se stessa, ma per dimostrare che bisognava combatterla. Se in Africa Dio ci sono delle scene di violenza sull'ammazzata degli animali, è perché questo avviene. Gli elefanti stanno ormai chiusi nei parchi nazionali, in questi grandi giardini zoologici in cui devono stare, e vengono decimati anno per anno, perché un certo numero, oltre quel numero, non ci può restare in un parco nazionale. Quindi all'inizio, quando ancora non esistevano molti di questi parchi nazionali, per combattere questa mattata degli animali bisognava farla vedere, bisognava colpire in qualche modo il pubblico, l'opinione pubblica. Dunque, la faccenda dei safari, che è stato oggetto anche di discussioni, io capisco anche il punto di vista, perché si ammazzavano degli animali, anzi ce n'è la metà della metà, perché fu tagliato, proprio io decisi di tagliare, di sfoltire, perché Ortolani fece un lavoro straordinario, a sincrono fece una sinfonia sull'abbattimento degli animali. Mentre lavoravo per questo film americano, io mentalmente ero concentrato su questo Africa Dio che avevo visto alcuni spezzoni. Allora che cosa ho fatto? Dunque, in America io ammiravo moltissimo Walt Disney,
Walt Disney per tutto quello che era il montaggio musicale sincronizzato e di tutta la bellezza che aveva musicalmente, perché c'erano dei movimenti di coda o degli scoiattoli o di uccelli, di qualsiasi cosa, era tutto fatto musicalmente in sync. Quando sono ritornato in Italia, che ho visto il materiale di Africa Dio, io ho adottato tutta la tecnica precisa di Walt Disney. Questo è il famoso, dico famoso, tragicamente famoso ippopotamo maschio, dunque di ippopotamo, che venne ucciso a colpi di lancia in una delle scene, dunque, di Africa Dio. Tuttora forse sarà difficile, dunque, trovare un ippopotami di questa grandezza, perché è veramente un ottimo esemplare di questa grandezza adesso in Mozambico. Tra l'altro quasi tutti, dunque, gli animali sono stati uccisi durante la lunga guerra che ha diviso il Mozambico, appunto, dunque, dai portoghesi. La polizia scopre centinaia di depositi d'avorio e di pelli. Le bande dei Porchers, ovvero dei cacciatori di Frodo, hanno ucciso a colpi di granata oltre 300 giovani elefanti ancora privi di zanne. Ci furono i Porchers che abbattevano gli elefanti per le zanne, ci sono delle scene di sequestri di zanne, addirittura dei magazzini pieni di cose. Quindi si abbattevano i rinoceronti per ragione della cosa, del corno, per speculazione, eccetera. Si abbattevano gli animali per mangiarli. Quindi ci fu una forma di anarchia. Quindi nei parchi nazionali noi avevamo, e poi c'erano tempi particolari, avevamo ingresso libero, d'accordo con le amministrazioni dei parchi. Questa qua appartiene a uno dei più grandi esemplari di elefanti in Mozambico, nell'ex colonia portoghese. Durante il tempo che noi stavamo girando Africa Dio, avevamo a disposizione un elicottero e allora le guardie forestali, le guardie zoofile che curavano appunto la protezione degli animali, ci chiedevano qualche volta appunto l'elicottero per poter andare a scoprire i bracconieri, i porchers che uccidevano anche questi animali. E quindi in una di queste nostre incursioni riuscimmo appunto a sorprenderne un gruppo di porchers che avevano ucciso anche questo animale. E quindi il governo, in riconoscenza dell'assistenza che avevamo dato loro, mi regalò questa zanna. Il grande vantaggio di Africa Dio è stato sempre questo elicottero a nostra disposizione. Questo elicottero in cui c'aveva cioè il pilota e il meccanico che ci hanno sempre appunto dunque seguiti. Quindi avevamo la possibilità di arrivare in un posto, girare, squagliarcela, dunque se succedeva qualche cosa, se vedevamo che c'era pericolo dunque di qualche cosa, e andarsene via. Dunque noi eravamo in Kenya quando avvenne l'episodio contro Nyerere, ci fu una rivolta musulmana contro Nyerere. Noi corremmo, noleggiamo un aereo e andammo a Dar es Salaam, che era già chiusa praticamente. E andammo in un albergo dove ci impedirono di uscire, ci rinchiusero in un albergo e ci facevano uscire. Ma la nostra curiosità, il nostro desiderio di filmare quello che stava accadendo era fortissimo, eravamo lì per quello. Allora trovammo un taxi, diciamo una macchina a noleggio con un indigeno che ci accompagnò, compensata adeguatamente, a una zona che si chiamava Le Baracche, cioè era l'accampamento dei soldati in rivolta. E chiedemmo di entrare, c'erano i cartelli chiusi, i sentinelli, erano in stato di emergenza. Prima ci dissero di no, ci fecero cercare di cacciarci, e poi alla fine, come fanno tutti i giornalisti, insistemmo per parlare con il capo dei rivoltosi. E ci fecero entrare dentro questa caserma, richiusero il cancello, poi ci perquisirono, portarono via i bagagli, eccetera, e poi ci legarono le mani e chiamarono un plotone di esecuzione, perché questa era la verità. Arrivati
un plotone coi mitra e ci misero un muro. C'era Climati, c'era Stanisnievo, c'ero io e noi ci aspettavamo il peggio. Io mi ricordo che dicevo a Climati: sorridete, sorridete, sorride a Climati, perché far vedere il panico era molto più pericoloso. E questo plotone, erano una decina di soldati, rinculò caricando le armi, come si fa? Io veramente, è stato un momento. Alla fine arrivò un giovane ufficiale di colore, gridando: fermi tutti, non sono bianchi, sono italiani. Questa frase che ci salvò la vita. Non sono bianchi, sono italiani, voleva dire non sono inglesi, questo era il coso. E non ci ammazzarono, ma fu così, quasi un miracolo all'ultimo. Questo è stato forse il momento più brutto che abbiamo passato. Due mesi dopo, Stanleyville, roccaforte di Nicolao Lenga, capo dei Simba, è conquistata dai paracadutisti belgi e dai mercenari. La città è un cimitero senza tombe. In 100 giorni di occupazione i Simba hanno torturato e in parte mangiato 12.000 africani. Fisicamente era anche il logorio che dipendeva la forte lontananza da casa. Naturalmente ognuno di noi aveva anche appunto gli affetti. Per dirti lo spirito di quell'epoca, eravamo giovani, Climati e Nievo mi vengono vicini, senta, noi abbiamo riflettuto, abbiamo famiglia e non abbiamo l'assicurazione. E dico sì, l'assicurazione non c'è, perché sì, abbiamo l'assicurazione, ma non per i rischi di guerra, non vengano riconosciuti i rischi di guerra. Allora io non sapevo come fare, perché insomma era una situazione di responsabilità. Dissi: beh ragazzi, io faccio una cosa, datemi penna e calamaio e io vi scrivo, estendo questa assicurazione, prendendone il peso personale, eccetera, eccetera. Beh, con questo foglio loro lo accettarono, cioè loro assolsero un dovere nei confronti delle famiglie, questo è il fatto, no? Però loro erano poi contenti di venire, infatti abbiamo fatto la battaglia il giorno dopo, in prima fila. Allora però la gente era molto meno preparata alla macchina di ripresa, non si sapeva bene che cosa stessimo facendo, anche perché molte volte la nostra macchina di ripresa era nascosta, per esempio a Zanzibar quante volte abbiamo girato dall'interno della stiva di un dhow, cioè di un veliero arabo, oppure abbiamo girato, dunque c'avevamo la loop storta, cioè puntavamo la macchina, sembrava che puntassimo la macchina una parte, mentre invece eravamo noi che avevamo la loop fatta a gomito, così fatta a periscopio, insomma. Le scene che noi avevamo girato in Congo erano particolarmente forti, come quelle appunto di quel terrorista che ha il nome Gancia, no? Questo era un personaggio che aveva, prima dell'arrivo dei mercenari, aveva dato fuoco a una scuola con gli scolari dentro, aveva ucciso una trentina di bambini insieme con il loro maestro. Quando arrivarono i mercenari e fu interrogato davanti a noi, il mercenario che stava con noi improvvisamente, senza che uno l'avesse quasi previsto, cavò fuori una pistola, gli sparò e l'ammazzò davanti a noi. Con noi era Carlo Gregoretti, quel famoso Carlo Gregoretti appunto che ci fece conoscere Gualtiero e me. Carlo Gregoretti fu invitato da noi gratuitamente, proprio specialmente per un atto di amicizia, a raggiungerci in Africa. E quindi anche lui era presente, quindi anche lui girò queste cose, anche lui pubblicò sull'Espresso le scene che noi abbiamo realizzato poi in Africa Dio. Lì poi è nata tutta quella falsa notizia dell'Espresso che fece scandalo in Italia, per cui ci fu una serie di servizi di Carlo Gregoretti che dicevano l'esercito di Ciombè agli ordini di Jacopetti. The whole war crimes issue in Africa Radio is very difficult one to deal with. We know that they filmed people being killed. What we don't really know is whether those people were killed specifically because there were cameras there, whether they just happened to be in the right place at the right time,
or whether the executions were going to take place and were just postponed long enough for the cameras to turn up. Il famoso articolo sull'Espresso era determinato da questo fatto. Dunque, Gualtiero, come ho detto, era un personaggio con un suo carisma ben particolare, ma anche un suo particolare modo di fare, a volte dunque strafottente. E incontrò Carlo Gregoretti e, come detto, noi l'avevamo invitato a venire gratuitamente in Africa. E allora nel discorso, sa come si avviene tra amici, evidentemente disse delle cose che non avrebbe dovuto dire. Però a un amico si dicono, no? Una delle cose appunto che forse sarà scappata dalla bocca di Gualtiero Jacopetti era questa, cioè, quando andavamo con i mercenari questi facevano tutto quello che noi gli dicevamo dunque di fare. Da qui nacque quel fatto appunto tragico che ha però delle basi ben diverse. E nacque questa leggenda per cui noi cercavamo gli episodi sanguinolenti per fare spettacolo, non solo, ma addirittura con cinismo infinito, con crudeltà infinita, cercavamo di rendere le riprese più efficaci da un punto di vista tecnico, portando la morte dove ci interessava a noi, portando la morte al sole, insomma, ecco. Si può immaginare se noi, facendo del cinema, potevamo, adesso dico cinicamente parlando, fare ammazzare anche una persona per realizzare una scena. Sarebbe stato mille volte, non so, sparargli a salve, farlo cadere 100 volte in modo da avere il miglior ciacco possibile immaginabile. Dico, nessuno poteva mai passare per la mente che noi avessimo fatto uccidere una persona per realizzare una scena, sarebbe stata una pazzia completa. Sai, quelle cose esagerate, però fanno impatto sull'opinione pubblica. Il nostro materiale, quando arrivava a Roma, andava visionato nella moviola, dunque dai montatori e così via. Tra questi c'era Paolo Cavara, che come amico, però estromesso da tutti gli altri nostri film, perché naturalmente dunque, Paolo Cavara ha partecipato a Mondo Cane, ma non a tutti gli altri, era purtroppo, adesso, dunque, per dirlo, forse ce l'aveva in modo particolare, forse dunque, con Jacopetti, per questo fatto che era stato estromesso dalla nostra attività. Quindi quando lui vide alcune di queste scene, dichiarò che aveva visto noi che obbligavamo un mercenario a sparare a un nero giusto per realizzare la scena. Il film fu sequestrato alla Tecnicolo con dei biglietti sopra le porte, sequestro per strage, questa era la formula. Io rimasi a Roma per rispondere alla magistratura di tutte le scene che venivano, che figuravano nel film. E le domande erano delle domande assurde, perché il magistrato che stava con me in moviola vedeva, per esempio, non so, la liberazione della città di Stanleyville in cui c'erano dei morti per le strade, dei caduti, e mi domandava: chi li ha ammazzati questi? Non siete stati voi? Insomma, domande assurde dunque di questo genere, questo è, non è possibile. Nello stesso tempo Gualtiero, Nievo, Climati, i quali erano gli incriminati dunque di queste scene, dovettero tornare in Congo per andare da tutte le parti per farsi fare dei certificati in cui si attestava che tutto quello di cui venivano accusati era falso. E venne Stanis Nievo con me e facemmo il giro inverso. Andammo all'ambasciata, ci facemmo dare un cancelliere in prestito, cancelliere col sale e tabacchi, sai, col timbrico, tutto, e lo portammo con noi per legalizzare le firme. E infatti raccogliemmo un fascicolo notevole di tutte le prove, testimonianze di gente che riconosceva di aver avuto la vita salva per il nostro intervento. Noi abbiamo salvato gente che da una parte e dall'altra stava per essere fucilata e l'assumavamo nella nostra truppa dicendo che erano i nostri portatori, che a un certo punto avevamo un codazzo. Come finì? Finì bene per la semplice ragione che naturalmente appena il giudice ci chiese se quella scena in cui si era girato, si vedevano della gente che moriva, noi rispondevamo tutto falso, tutto girato del nuovo, e così la magistratura dunque fu contenta e noi uscimmo fuori insomma da questa impasse. Naturalmente la soluzione venne in tre righe, in quinta pagina. L'accusa era in prima pagina su tutti i giornali. Queste sono cose normali, non c'è da meravigliarsi su questo. Dopo l'uscita dunque, di questo articolo,
ci fu una presa di posizione da parte delle sinistre, cioè la sinistra già subdorava, già sapeva che questo film avrebbe avuto un colore diverso dalla political correct del tempo, cioè che l'Africa avrebbe avuto, aveva bisogno dell'indipendenza, morti al colonialismo, viva l'Africa indipendente e libera, questo era il political correct del momento. Noi dicevamo invece dunque qualche cosa di diverso, dice no, ancora l'Africa non può avere diritto a questa indipendenza. Era già cominciata la politica e si era già profilato una dalle scene che avevamo girato, dalle interviste dei giornalisti, perché ci furono delle interviste, ci intervistavano in Africa, qualcuno, non tenemmo conto del clima politico, dicevamo le cose liberamente, trapelò forse questa nostra, nostro punto di vista, che era quello che ho detto prima, che era un'accusa al colonialismo, non una giustificazione del colonialismo, un'accusa per averlo lasciato in quelle condizioni il continente. Io facevo una lotta quotidiana da solo con la censura, che allora era in via Veneto, il Ministero dello Spettacolo, chiedevano dei tagli che non avevano diritto di chiedere, non si chiede il taglio su ironie politiche, si chiedono i tagli sul costume, sul il senso del pudore, eccetera, ma allora prevaricavano. Però se non c'era il visto, i cinegirlandi non uscivano. Allora io dovevo fare un compromesso, ed era un compromesso sempre elastico, così. E quindi si era anche creato questa consapevolezza di un atteggiamento mio politicamente non corretto. Il film è uscito con grande attesa da parte del pubblico, perché bene o male tutti questi attentati avevano fatto rumore, quindi la gente era curiosa di vederla. Poi, diciamo, fu anche presentato molto bene da un punto di vista di propaganda. Mi ricordo che la Rover inglese portò a sue spese le macchine nostre, che erano un po' disastrate, sforacchiate, le portò nei cinema, insomma, come mostra, quelle cose che si montano. Quando esce un film e suscita anche queste polemiche, è grasso che cola per quanto riguarda il produttore, perché naturalmente anche il film assume dunque dei successi enormi, abnormi, insomma. Sappiamo bene che a Roma si facevano veramente dunque le file, si rompevano i botteghini per poter arrivare a vedere anche Africa Dio. Nessuno vince e nessuno perde una volta per tutte. Nessuna condizione è definitiva, tranne quella dei morti bianchi e neri che insieme ammorbano le rovine e insieme si dissolvono tra il ronzio delle mosche in assoluta biologica parità. Per quanto riguarda invece le critiche diverse stesse, le critiche furono dunque feroci. Naturalmente dunque la gente non era abituata a questa forma dunque di verità. La gente appunto dunque era molto sensibile per quanto riguarda il trattamento che si poteva avere con i neri, con gli africani, o con la differenza, appena si accennava la differenza di colore dunque della pelle, immediatamente dunque si insorgeva, qualsiasi cosa lei dicesse si insorgeva. Da parte nostra non c'era assolutamente un'idea razzista. L'ho contato una volta, 98 conferenze stampa in tutto il mondo, combattendo quasi inutilmente, perché era inutile parlare, era proprio come parlare al vuoto, no, il film è razzista. Questo qua sulla nostra sinistra è uno dunque dei Davide di Donatello che avemmo la fortuna dunque di avere. Questo è di Africa Dio ed è il Donatello che non ci venne dato, consegnato dal ministro dello spettacolo da allora, che si rifiutò di darcelo, appunto dunque questo per indicare quanto fossero vive e frementi le controversie rispetto dunque al film Africa Dio. Riguardo alle copie straniere del film, alle edizioni straniere, io personalmente ho curato l'edizione francese. L'ho curata personalmente perché volevo che uscisse una buona copia, una buona traduzione francese. Non solo, l'edizione è stata fatta, non sono stati risparmiati i denari per farla nel modo migliore, con la cinerizia alle spalle ovviamente. Un bel giorno spariscono le copie. Non esistono più le copie. Breve, faccio delle ricerche inutili perché non mi venivano date risposte precise. Poi so la verità, e la verità è vera, nella verità che ancora oggi che è stata approvata. Insomma, politicamente il governo francese di allora, e precisamente il governo de Gaulle, dittatura de Gaulle,
chiese a Rizzoli, alla Rizzoli di non diffondere il film per ragioni politiche. Perché c'era il periodo in Africa dei pieds noirs, eccetera, vi ricordate l'Algeria, eccetera, eccetera. Cosa che fu compensata notevolmente, fra cui anche con una legion d'onore, non dico a chi per ragioni di delicatezza. For the price of a drink, liberated Africans can make that dream come true. They can watch the white woman draw aside her mysterious veils. La versione inglese fu, a mia insaputa, data affidata a un traduttore inglese che avrebbe dovuto fare la traduzione in lingua inglese, che io non ho seguito per ragioni di lavoro, perché ero da altre parti, stavo facendo altre cose. Insomma, fu preparata un'edizione completamente cambiata per paura di avere delle noie di rivolte di negri, cosiddetti riots, folle inferocite, che poi non esisteva. During this campaign, irresponsible politicians promised to hand over all the whites' property, houses, cars, lands and livestock, unprepared for modern democracy but eager to claim their shares. Per questa grande giornata dell'Uhuru, ogni partito ha promesso in premio ai suoi elettori le terre, il bestiame, le case e le automobili dei bianchi che sono rimasti. Ma insomma, comunque per prudenza fu cambiato completamente il film. E il film non, naturalmente non è Africa Dio, insomma, è un'altra cosa. Now, from the men who brought you Mondo Cane, comes Africa Blood and Guts. At the risk of their own lives, these men turned their cameras on this tragic continent. Penso tutto il male possibile, sono ancora indignato e vorrei spaccare la faccia a qualcuno ancora oggi. Purtroppo io queste cose poi ne sono avuta, sono stato avvertito molto più tardi, quando ormai era tardi che il film era uscito, Rizzoli era morto, insomma, molte cose, io ho dovuto subire questo oltraggio di un film che ho amato moltissimo, che ha costato sacrificio, entusiasmo, gioventù, tutto quello che c'è di meglio, e vedermelo castrare ignobilmente, ma che castrare? Peggio ancora, oltraggiare in quel modo mi ha fatto una rabbia, un dolore tremendo. Sangue, budella, insomma, di cosa siamo. Africa, blood and guts. Every scene looks you straight in the eye and spits. Il mondo cane oggi non esiste, Africa di oggi esiste. Se io potessi rieditare, mi basterebbe soltanto rieditare il commento parlato. Come immagini non ho niente da recriminare, perché il film Africa Dio è valido ancora oggi. Ecco, questo mi conforta moltissimo. Anche non tanto per la come immortalità dell'opera, quanto per intuizione del futuro che ebbi allora. Africa Dio è un film che io amo. È uno dei film che io ricordo con grande piacere e con grande sofferenza. Proprio sofferenza. Perché era un film bello, era un film importante, era un film pieno di avvenimenti, era un film scioccante, era un film violento, aveva di tutto, aveva bellezza, aveva tutto. Per me Africa Dio è il film al quale tengo più di tutti, perché mi è costato più fatica, ho avuto più entusiasmo nel farlo. Africa Dio era un film che c'aveva un'anima, cioè c'aveva un grosso amore. Dopo aver girato Africa Dio, naturalmente a nessuno fa piacere ricevere delle critiche così feroci o degli insulti così feroci, specialmente quando uno ha girato per 3 anni, ha rischiato la vita, ha rischiato la pelle, insomma, si è sacrificato per tanto tempo per realizzare un documentario, quando sente appunto delle accuse che a volte sono infamanti come razzismo e così via, tentammo di fare un film nuovo, un film che fosse antirazzista, dichiaratamente antirazzista. Mi venne proprio questa idea, al solito, su un'intuizione che io ho avuto e che ne ho la responsabilità, di fare un film fingendo un'attualità nel tempo, cioè insospettabile, perché nell'Ottocento certamente non si faceva un documentario. E bene o male, insomma, è un'idea che mi entusiasmò, anche perché finalmente mi sollevavo un po' dalle fatiche dell'attualità, perché l'attualità è faticosa, insomma, è ingenerosa. Allora noi pensavamo, per quale ragione
non facciamo un mandingo documentario, cioè noi non realizziamo un documentario d'epoca, in questo senso che cioè noi facciamo finta di essere dei fotografi che nel 1800 entrano anche in America e cominciano a vedere qual è la situazione del momento. E allora noi naturalmente dunque la studiamo, studiai in modo particolare quello che era la situazione, tutta la storia dunque della schiavitù dunque in America e cominciamo dunque appunto dunque a girare così come un occidentale dell'epoca, però ricordiamoci bene, dell'epoca avrebbe potuto vedere dunque la schiavitù. Ah, there you are. Now this is what I call a really fine brood wench. Drops twins every year, and there are two in there again this time. E quindi appunto c'era, non so, Thackeray, il famoso poeta inglese che andava dunque appunto in una casa della Louisiana, una di quelle meravigliose case che abbiamo visto dunque in via dunque col vento, e vedeva dunque quale confusione regnava dunque in quella casa. And whose is this? Put him there, missy. I'll start to milking him soon as Sandman's got this. Careful, he's got the runs, he dirties everywhere. Yes'm. Su Addio zio Tom, tutti i personaggi sono storici, non sono inventati, sono riprodotti, ma sono persone che hanno una storia nella scienza, nella religione. C'è quel reverendo che fa quelle prediche, sono testi suoi, quello che dicono non sono inventati, sono testi scritti, sono le tesi del razzismo scientifico, sono vere. The limited cranial capacity and the vile wool that covers it. This low forehead, or the eyes completely lacking in any blue pigment. Quello che studiava ero io, dato il mio passato così professorale, diciamo, sotto un certo punto di vista, quindi per quanto riguarda tutta la documentazione io lessi tutto quello che era possibile leggere che fosse a mia portata per quanto riguarda questo problema della schiavitù in America. By the pound, I said, the whole cargo, the dollar a pound. $2. $1.25. $1.75. $1.50. So. L'argomento era interessante, era un periodo in cui si parlava molto di razzismo, si parlava molto di schiavitù, eccetera. C'era un riscatto, era l'epoca di Luther King, eccetera. Quindi era un argomento molto up to date. Questa era la nostra idea per dimostrare che come si potesse arrivare a delle aberrazioni anche complete, però senza addolcirle con quella che è la visione posticipata, attuale, moderna del problema. Cioè senza quella quasi forma di ipocrisia che si ha nel dichiarare la coscienza completa degli schiavi, per esempio africani, in America in quel determinato periodo, che oggigiorno vengono sempre dipinti come persone che erano fortemente coscienti del loro stato, mentre in realtà in gran parte non lo erano, perché erano dunque dei poveretti i quali, presi dal loro paese, trasportati in un altro paese con una lingua completamente diversa, in un paese completamente dunque diverso, non ricevendo nessun genere di istruzione, non potendo andare a scuola, non potendo ricevere niente, era difficile che potessero rendersi conto anche delle loro stesse radici, come non c'era una coscienza di fare del male da parte degli allevatori bianchi, i quali erano sicuri di quello che stessero facendo, che avessero delle basi religiose, che la Bibbia li incitava a far questo e così via, e quindi vedevano le cose in modo molto diverso. Cioè un africano era una specie di animale che bisognava sfruttare per il lavoro, che bisognava aiutarlo a vivere in quel modo perché non sarebbe mai stato capace di vivere in modo diverso e così via. Ricordiamoci che anche noi cristiani, i cattolici, specialmente dunque al seguito dunque dei portoghesi o degli spagnoli, quando andavano dunque in America del Sud e così via, il pagano non aveva anima, cioè il pagano era una persona che non aveva anima, quindi era simile dunque a un animale, quindi poteva essere ucciso o ammazzato come noi possiamo ammazzare un pollo o qualsiasi altra persona, quindi quella era la concezione del momento. E in questo noi abbiamo tentato dunque di dimostrare questo fatto, ma questo è stato invece interpretato come cinismo, e in questo forse c'è stato un errore da parte nostra, perché avremmo forse dovuto spiegare: attenzione, tutte le scene che voi vedete qui sono viste con gli occhi di persone dell'epoca, non con gli occhi nostri. God
God decreed by law that slavery be honored and obeyed, being his ordainment. Jesus himself established by law the relation of master and slave. Per quanto riguarda la realizzazione, e questo bisogna stare attenti, noi tornavamo da Africa a Dio, che era durato 3 anni e ci era costato molti sacrifici, perché stare 3 anni lontano da casa e dalla propria casa, insomma, è molto duro. Allora volevamo girare un film, Addio Zio Tom, con i tempi di un film normale, cioè 3 mesi. Allora, dice, dove lo giriamo? Lo giriamo e lo facciamo appunto tutto ricostruito per la prima volta nella nostra vita, quindi giriamo come Dio comanda un film, un fiction, lo giriamo in Brasile. Allora otteniamo i permessi dal Brasile, passiamo le visite mediche qui, eccetera, il Brasile ci dette il permesso di girare da lui. Allora partimmo dall'Italia, tutta la troupe partì, arrivò a New York, quando arrivammo a New York ci arrivò un contrordine da parte dunque del governo dunque brasiliano. Stop alla troupe di Mondo Cane d'Africa Dio, perché evidentemente pagavamo la fama che noi avevamo, stop a questa troupe, il Brasile si rifiuta di accettarli. Probably because they heard about the result of Africa Dio in Brazil, in southern Brazil, and some other countries, maybe, I don't know, but he was very known, Jacopetti, for Africa Dio. So I was about to come back to New Orleans, where the people was waiting for my reply, my answer. And I stopped in Haiti because somebody told me, Duvalier might like the idea and you can convince him. I said, okay, let's try the last chance. And I met the ambassador, and the ambassador said, well, I'll be very happy to have you here. Allora stava a sentire Papa Doc, che comandava lui. E Papa Doc, su raccomandazione dell'ambasciatore italiano, ci dette delle enormi facilità, cioè tanto le macchine, 7-8 macchine che noi avevamo, tutte targate col corpo diplomatico per poter girare liberamente dappertutto, permessi speciali, insomma, un po' di bla bla, un po' di simpatia con questo strano vecchio col quale dovevamo andare a cena tutti i venerdì sera, mi ricordo, a mangiare pane ammuffito per retorica, formaggio e acqua della piscina, questa era la retorica della sobrietà, no? The Haitian at the time, it was fantastic. It was fantastic people, really. It was, I don't know, a sort of paradise. I remember at night we used to go to some disco or whatever. As soon as they saw Gualtiero enter, the pianist or whatsoever, they start to play more the leitmotif of Mondo Cane. So they knew him very well. Ed era anche abbastanza divertente, un'esperienza nuova, perché era fissione vera e propria. Si trattava di mettere costumi, di fare determinate scenografie, di scrivere dei dialoghi. Era una cosa nuova per noi, no? Questo non l'avevo mai fatto. A un certo punto mi hanno chiamato, io sono andato, sono stato lì non tanto tempo, 3 o 4 mesi, adesso non mi ricordo neanche un paio di mesi, non mi ricordo. Sono stato pochissimo tempo, perché è un film probabilmente nato male e finito peggio. La sequenza finale parlava appunto dunque della situazione dunque di Nat Turner, cioè questo nero che si rivoltò in pieno periodo dunque di schiavismo in Louisiana, Mississippi, si rivoltò dunque contro i bianchi. Dunque noi quello che volevamo ottenere, la presa di coscienza che aveva dunque un nero. Finale con quel pallone nel bambino che viene a prenderlo, c'è quella scena che lui stringe il pallino e viene a prenderlo, glielo fa scoppiare così come un atto di cattiveria. Mi sembrava che non fosse una cattiveria gratuita, mi sembrava che fosse una legittima vendetta morale da parte di quest'uomo che si era impersonato in questo personaggio che era stato distrutto in quel modo. È
chiaro che nessuno di noi potrebbe mai accettare dunque la schiavitù o lo schiavismo, nemmeno lontanamente pensarci. Quindi il film fu fatto con lo scopo dunque, appunto dunque, di rispondere a tutti gli accusatori di razzismo di Africa a Dio per creare un antirazzismo, e invece sembrò quasi che si sottolineasse il nostro supposto razzismo, che dichiaro è inesistente proprio, insomma, sarebbe illogico e stupido. Per quanto riguarda il film, che il film fosse, ho detto dunque, difficile dunque da guardare, posso ben capirlo, perché forse evidentemente noi siamo andati un po' al di là della, cioè abbiamo perduto la sensibilità dunque nei riguardi del pubblico. Io ho una teoria che per me il pubblico ha sempre ragione. Il film, non credo ci siano delle grandi opere d'arte che il pubblico non merita. Io trovo che questa è un'offesa all'intelligenza, perché il pubblico alla fine apprezza, ma che venga rifiutato perché non capito vuol dire che c'era qualcosa da spiegare. Quando c'è qualcosa da spiegare nel film vuol dire che non funziona. Il film si deve spiegare per conto suo. Take for instance a nice piece of black meat, juicy and soft, even if it's slightly gamey. Presentandogli questo documentario sopra la schiavitù nera senza una preparazione, senza una parola dunque di spiegazione, è chiaro che la gente non ha capito quali erano le intenzioni dunque degli autori in questo, e in questo siamo colpevoli. E per quanto riguarda dunque le critiche che hanno fatto dunque al film, uno non può altro che accettarle, perché il film in realtà non è stato un successo come i precedenti, e quindi evidentemente c'era qualche cosa di sbagliato. Il film ha avuto grande curiosità all'inizio, poi ebbe la censura, fu ritirato e ci fu il regolare processo, dal quale venne assolto con formula piena, eccetera, però 2 mesi riesce il film e non ebbe più il successo che avrebbe dovuto avere. Insomma. Poi il pubblico, quando sa che un film è censurato e poi rimesso in circolazione, diffida. Un film che nelle intenzioni poteva essere bellissimo, però non è venuto bene. Guarda, oggi a 30 anni di distanza io quel film lo rifarei nel senso di dargli un tono più documentaristico e più scientifico, cioè spiegherei le varie situazioni, spiegherei con delle date e con dei dati per quanto riguarda il fenomeno quantitativo dello schiavismo in America, su tutto quello che succedeva e quello che era successo. Io rivedo onestamente tante cose, le rifarei in un altro modo, ecco, e poi non c'è niente di definito, non è che voglio difendere a oltranza. Però, non so, quando fai una cosa, io non cerco una giustificazione morale. Secondo me, ecco, quando metti il tema di un'affermazione di carattere morale, è un pasticcio che non ne viene fuori. La morale poi la trovano i critici, la morale. God is white, and as long as God is white, we shall prevail over all other races. Jacopetti and Prosperi created a genre, and I don't think many filmmakers can claim to have done that. Well, it's interesting to see that in the 70s there was a Mondo revival with much more extreme films like Savage Man, Savage Beast, and This Violent World, and then finally culminating in Faces of Death, which became a huge hit in 1979, spawned several sequels, and really revived the whole concept of Mondo movie making. Then video came along and suddenly made the Mondo movie concept a lot more viable, because you could make these films on a much smaller budget. I would say that Jacopetti and Prosperi changed the face of film. They literally did create reality TV. The whole documentary wing at Fox, I think, uses the Mondo films as their playbook, and you can look at the titles of their various productions. You know, When Good Pets Go Bad, When Animals Attack, World's Wildest Police Chases, the whole cops traditions. There's even one they did called Extreme Behavior Caught on Tape, and in a way really a degraded form of the Mondo genre, because at least Mondo Cane pretends to teach us something about the human condition. Con Jacopetti e Prosperi c'era veramente una ricerca, c'era una cosa, è fatto con un certo gusto, perché anche se c'era della violenza, però era una violenza fatta con stile. Qua invece fanno per fare delle cosette così, per inorridire, per far per il pubblico, non lo so, non c'è questa
cultura cinematografica, non c'è questo amore cinematografico, che è una cosa ben diversa. Tutto quello che è stato fatto dopo non è servito a nulla, cioè sono loro i veri ideatori di questi film di questo genere. La mia collaborazione Prosperi Jacopetti è durata 4-5 anni in perfetta, con grande educazione reciproca e rispetto reciproco. Mentre giravamo a Nunca Dio Zio Tom eravamo ancora appunto in ottime condizioni. Dove si raffreddarono i nostri rapporti fu quando girammo Mondo Candido, il Candide dunque di Voltaire. Allora dunque si raffreddarono i nostri, e fu per una ragione così che è inutile adesso dunque stare a spiegare, perché poi dunque era una ragione di scarsa lealtà da parte sua nel modo di comportarsi, così dal punto di vista economico, insomma, con me. All'ultimo, non voglio ritornare sul motivo, perché ci fu un'incrinatura definitiva, senza drammi, però decisa e conservata fino ad oggi. They did split in occasion of this film, of Candide. Gualtiero was faithful to his tradition, and he wanted to take time. Prosperi was nervous and was seriously concerned. He finishes the movie in the time foreseen by the production, and the two start to have misunderstanding each other. Everything was modified because they wanted to save budget and money and rush, you know. Questa è una cosa che mi ha addolorato moltissimo, questo distacco. So che c'è stato uno scontro tra di loro, e siccome hanno un carattere, sia l'uno che l'altro, questi caratteri che non si vogliono piegare e che nessuno vuole essere il primo, capito? Si sono divisi ed è finito tutto. Ed è stato, credo, un peccato, perché la cinematografia ha perso moltissimo. Che avevano tutte, ha capito, le possibilità e la grande capacità di poter fare dei film importanti. In fact, after they split, they didn't do nothing, neither Gualtiero nor Prosperi. E me ne dispiace anche, perché non si possono dimenticare, però senza nessuna accredine, senza nessuno, perché questa convivenza si è svolta in maniera civilissima sempre. They don't even talk each other, you know, with people. They don't mention each other. It's a pity really, because the combination of the two was very good. Veramente i disagi erano moltissimi, i pericoli anche per le malattie, di incidenti, eccetera. Però l'abbiamo sempre fatto senza avere l'aria di essere dei martiri o degli eroi, l'abbiamo sempre fatto con estremo piacere. Tuttora io, dunque, è finito il periodo in cui durante la notte avevo dunque degli incubi per, non so, per le lauree o per passare l'esame liceale. Adesso io ho sempre l'incubo di andare in un determinato posto e che c'è qualcuno che mi dice: organizza qualche cosa da girare in questo posto. Insomma, vedo parecchi interessi in questo genere. Ho avuto perfino delle proposte per fare delle cose, ma ora non farei mai più in questo momento, perché riconosco che non è più il tempo di fare queste cose, insomma. Si fa cose fatte. Se avessi un'età diversa, probabilmente mi piacerebbe cimentarmi ancora in qualche cosa di attuale, di moderno. Ci sarebbe ancora tante cose da fare. Non è vero che non si può più fare niente.